Ospite speciale di questa festa per il centenario della Pro Livorno Sorgenti, Cristiano Lucarelli, un grande piacere per averti qua, un impianto appunto storico per il calcio dilettantistico a Livorno, tu l'hai anche calcato appunto da calciatore, che sensazioni hai appunto nel partecipare a questo momento che di fatto insomma corona un secolo di vita di quella che è la seconda società calcistica più antica della città? Beh, questo è importante perché negli anni, in questo secolo, sono nate e morte tante società purtroppo, e invece qui si parla di una società storica che soprattutto negli ultimi 15 anni ha avuto un'evoluzione incredibile, è riuscita a sfornare tanti calciatori che hanno fatto poi carriera e hanno calcato stadi importanti, ma soprattutto una delle poche società che riesce a abbinare al risultato anche un'attività sociale veramente, veramente commovente. Quindi sono contento, sono fiero di essere stato invitato e sono contento di aver potuto partecipare, perché come ho detto ci siamo passati tutti da questo campo. Io, magari tanti non lo sanno, però io il primo allenamento l'ho fatto proprio su quel campo là, all'epoca si chiamava Sorgenti B, il campo dove ci allenavamo in terra battuta, ero piccolino, avevo 5 anni, non mi piacque molto il calcio, onestamente in quell'allenamento lì non mi divertì molto e smisi per un paio di mesi o tre, poi ricominciai con il Carli Salviano, però il primo allenamento l'ho fatto qui alle Sorgenti. Più tante volte ho calcato questo campo anche perché andavo alle scuole qui alle Colombo, quindi insomma qui sono abbastanza di casa, anche se poi non ho fatto io personalmente non ho giocato nei Sorgenti, ci ha giocato mio figlio e insomma in quei 2 anni in cui ci ha giocato devo dire che questa è una società che non ha niente da invidiare a molti settori giovanili di squadre professionisti. Hai ritrovato anche tanti amici qua che magari hai incontrato nel corso del tuo percorso sia da calciatore che da allenatore, ti abbiamo visto scambiare prima 2 parole con Matteo Nicolai che oggi è il tecnico della prima squadra, qui si parla di eccellenza, non è professionismo, però insomma c'è tanta voglia di fare bene, di continuare a crescere, centinaia di tesserati dai più piccoli ai più grandi, insomma qua è il calcio diciamo quello vero che appunto dalla strada poi traccia un percorso per tutti di crescita a livello anche umano, no? Sì, ma per fare professionismo non è obbligatoriamente necessario essere nei campionati professionistici, si può ragionare da professionisti anche facendo parte dei campionati dilettanti, e questa società lo sta facendo, l'ha sempre fatto e continuerà a farlo perché vive di calcio 24 ore su 24, e questa è la cosa, ripeto, importante. Io dico che Livorno avrebbe bisogno di un'altra espressione calcistica, magari nella Serie A dei dilettanti, quindi la Serie D, e sono convinto che con l'organizzazione, la programmazione e con un allenatore bravo come Matteo, perché sta dimostrando di essere bravo, e sono convinto che quest'anno le Sorgenti possa aspirare a stare nelle posizioni di vertice e a giocarsi la promozione. Beh, ce l'auguriamo, auguriamo il meglio anche a te, grazie ancora per esserci stato. Grazie.